Scuole e strade al centro degli interventi, mentre per i settori lavoro e protezione civile le risorse sono insufficienti. Il Consiglio provinciale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019-2021, il primo degli ultimi anni non gravato dal contributo chiesto dallo Stato per concorrere al mantenimento degli equilibri di spesa. Nel 2019, come ha spiegato il presidente Fiorenzo Bongiasca, la provincia punterà soprattutto sulla manutenzione del patrimonio esistente, vale a dire su interventi sulle scuole e sulle strade. Più in dettaglio, 3,2 milioni di euro nella messa in sicurezza delle strade provinciali, 2 milioni per le riasfaltature e 4,9 milioni per nuove opere. Per ciò che riguarda le scuole, 2,7 milioni saranno investiti per la messa in sicurezza degli edifici, 1,8 per gli adeguamenti antisismici e 2,6 milioni per la prevenzione incendi. Rimane irrisolto però il nodo sui costi delle funzioni delegate da parte della Regione Lombardia, cioè cultura, protezione civile, turismo, servizi sociali, vigilanza ittico-venatoria e recentemente anche alcune competenze in materia di politiche attive del lavoro, dice ancora il presidente di Villa Saporiti, Bongiasca. Dal 2016 la Regione concerta con ogni provincia i fabbisogni economici per sostenere queste funzioni. Per il 2019 l'assegnazione per la provincia di Como è stata confermata ed è pari a 1.320.000 euro, somma che finanzia quasi esclusivamente soltanto il costo del personale. Non possiamo dire che le risorse economiche di personale siano sufficienti, anzi, soprattutto sulle politiche del lavoro e sulla protezione civile, abbiamo delle difficoltà che potrebbero portarci a non garantire servizi efficienti e di qualità, ha concluso il presidente della provincia.